Dalle pompe dell'acqua agli automi musicali, le straordinarie macchine di Ismail al-Jazari spaziavano dal pratico al giocoso, deliziando sia gli agricoltori che i re. Fontane che potrebbero essere programmate per accendersi e spegnersi. Un modello di un mahout indiano autista che batteva la mezz'ora sulla testa del suo elefante. Automi sotto forma di servi che potevano offrire agli ospiti un asciugamano. Queste sono solo alcune delle meravigliose invenzioni dell'inventore musulmano del XII secolo, Ismail al-Jazari, che pose le basi per l'ingegneria moderna, l'idraulica e persino la robotica. Mentre alcune delle sue creazioni sontuose e colorate erano realizzate come nuovi giocattoli per i più ricchi, al-Jazari realizzava anche macchine pratiche che aiutavano le persone normali, compresi i dispositivi per l'estrazione dell'acqua utilizzati dagli agricoltori per secoli. Badi al-Zaman Abu al-Izz. Ismail ibn al-Razzaz al-Jazari nacque nel 1136 a Diyarbakır, nell'odierna Turchia centro-meridionale. Figlio di un umile artigiano, nacque in un periodo di disordini politici, risultato delle lotte di potere locali e degli effetti delle crociate. Al-Jazari prestò servizio come ingegnere al servizio dei governanti regionali, gli Artuchidi. Questa dinastia un tempo aveva espanso il suo impero in Siria. Nel corso della vita di al-Jazari, tuttavia, il potere degli Artuchidi finì sotto l'influenza della più potente vicina dinastia Zangid e più tardi ancora dei successori dell'eroe musulmano Saladino. Nonostante gli sconvolgimenti delle crociate e le relazioni turbolente tra le diverse potenze musulmane, la vita del brillante ingegnere trascorse pacificamente al servizio di diversi re Artuchidi, per i quali progettò più di 100 dispositivi ingegnosi. A differenza di altri inventori pratici dell'epoca, che lasciarono poche tracce del loro lavoro, al-Jazari aveva la passione di documentare il suo lavoro e di spiegare come costruiva le sue incredibili macchine. Nel 1206, attingendo a un quarto di secolo di produzione prodigiosa, diede al mondo un catalogo delle sue macchine ineguagliabili, conosciuto oggi come il libro della conoscenza degli ingegnosi dispositivi meccanici. Al-Jazari ha incluso diagrammi meticolosi e illustrazioni colorate per mostrare come tutti i pezzi si incastrano. Sono sopravvissute diverse copie incomplete della sua opera, inclusa una conservata al Museo Topkapi Sarayi di Istanbul, in Turchia, apprezzata per i suoi dettagli artistici e la sua bellezza. Il libro della conoscenza è l'unica fonte di informazioni biografiche esistente su al-Jazari. Il testo lo esalta come Badi al-Zaman, unico e senza rivali, e al-Shaikh, erudito e degno, ma riconosce anche il debito che aveva verso antichi studiosi e uomini saggi. Le invenzioni di al-Jazari hanno beneficiato di secoli di innovazione ed erudizione di epoche precedenti, attingendo alla scienza e alla saggezza dell'antica cultura greca, indiana, persiana, cinese e di altre culture. Durante la rapida espansione dell'Islam nel VII secolo, i governanti musulmani dimostrarono un profondo interesse per la conoscenza delle terre che conquistarono. Raccolsero manoscritti e libri al Bayt al-Hikma. Questa istituzione prosperò sotto i califfi abbasidi di Baghdad nella Fia e IX secolo come biblioteca e accademia. Insieme ad altri centri, giocò un ruolo fondamentale nei progressi scientifici e accademici medievali durante l'età d'oro dell'Islam. Insieme alla filosofia, alla medicina, all'astronomia e alla zoologia, l'ingegneria meccanica musulmana raggiunse livelli eccezionali per mano di figure eccezionali, tra cui un trio di inventori persiani del IX secolo, i fratelli Banu Musa. Pubblicarono molte opere, ma molto probabilmente al-Jazari fu influenzato dalle loro invenzioni presenti nel libro dei dispositivi ingegnosi, noto anche come il libro dei trucchi. Al-Jazari fu influenzato anche da inventori non musulmani, come Apollonio di Perga della fine del III secolo a.C., un influente geometrista a cui al-Jazari attribuisce il merito del suo lavoro.
L'intenzione di Al-Jazari non era solo quella di basarsi sull'eredità di questi grandi inventori, ma di perfezionarla. Scrisse nella prefazione al Libro della Conoscenza: «Ho scoperto che alcuni dei primi studiosi e saggi avevano realizzato dispositivi e avevano descritto ciò che avevano realizzato. Non li avevano considerati completamente, ne avevano seguito la strada giusta per tutti e così oscillavano tra il vero e il falso». Le macchine nel libro di Al-Jazari erano sia pratiche che giocose, dagli orologi ai contenitori automatici che distribuivano bevande. Progettò apparecchi per salassi, fontane, automi musicali, macchine per il sollevamento dell'acqua e macchine per la misurazione. Uno dei suoi dispositivi più famosi è un enorme orologio ad acqua che raffigurava un elefante che trasportava il suo autista e una torre piena di creature. Semplici orologi ad acqua erano stati usati nell'antico Egitto e in Babilonia, ma l'intricata invenzione di Al-Jazari esprime chiaramente la sua ambizione di perfezionarli. Le diverse creature che si animano ogni mezz'ora rappresentano culture diverse, come i draghi della Cina e l'elefante dell'India. Ogni mezz'ora si attivano i meccanismi interni. L'uccello in cima alla cupola fischia, un uomo lascia cadere una palla nella bocca di un drago e il conducente dell'elefante colpisce la testa della bestia. Un altro dei fantastici congegni di Al-Jazari è di particolare interesse per gli storici della scienza, poiché è considerato da molti il primo robot programmabile della storia. Proprio come un carillon, questa invenzione, una barca con quattro musicisti, un arpista, un flautista e due percussionisti, è stata progettata per suonare canzoni per intrattenere. I meccanismi che animano i percussionisti potrebbero essere programmati per suonare ritmi diversi. Nonostante tutta la loro ingegnosità, tali dispositivi erano giocattoli per i ricchi. Con indosso il cappello da cortigiano, Al-Jazari capì la necessità di stupire i suoi ricchi mecenati, che a loro volta avrebbero abbagliato i dignitari in visita con l'ultima meraviglia del loro genio residente. Essendo un artigiano di origini modeste, conosceva anche le esigenze della vita quotidiana e ideò gadget utili che alleggerissero il peso del lavoro quotidiano. Il libro descrive in dettaglio almeno 5 macchine che facilitavano l'estrazione dell'acqua e l'irrigazione in fattoria e in casa. Nel suo libro furono incluse anche altre macchine altamente pratiche, un albero a gomitice converte, il movimento lineare in movimento rotatorio e un mezzo per l'esatta calibrazione di serrature e altre aperture, tra molto altro. La natura umile del libro della conoscenza si riflette anche nel suo linguaggio. Mentre altri inventori esprimevano deliberatamente la loro prosa in un linguaggio oscuro per limitarla a una piccola elite, Al-Jazari si impegnò a renderla accessibile a un lettore generale dell'epoca, in modo che potessero costruire alcune delle sue macchine più pratiche. Dato che Al-Jazari era interessato tanto ai processi di costruzione quanto alla teoria e ai calcoli, alcuni ricercatori hanno addirittura descritto il suo libro come una sorta di manuale dell'utente. Al-Jazari morì nel 1206, l'anno in cui presentò al sultano il suo Libro della Conoscenza. È ricordato principalmente per questo libro, ma le sue invenzioni realizzate avrebbero svolto un ruolo chiave nella vita civile per molti anni a venire. Tra questi c'era un sistema di approvvigionamento idrico che utilizzava ingranaggi ed energia idraulica, utilizzato nelle moschee e negli ospedali di Diyarbakir e Damasco. In alcuni casi i sistemi modellati sul suo progetto sono rimasti in uso fino a tempi recenti. La maggior parte delle sue innovazioni erano secoli avanti rispetto alle conquiste della scienza europea. Il suo lavoro sulle valvole coniche, un componente chiave dell'ingegneria idraulica, fu menzionato per la prima volta in Europa più di 2 secoli dopo da Leonardo da Vinci, che, secondo quanto riferito, era anche lui affascinato dagli automi di Al-Jazari. Oggi il nome di Al-Jazari ispira stupore tra gli storici della scienza. L'ingegnere e storico della tecnologia Donald R. Hill, autore di una storica traduzione del 1974 del Libro della Conoscenza, ha affermato
che l'importanza del lavoro di Al-Jazari è impossibile da enfatizzare abbastanza, come il padre della robotica è stato descritto come il Leonardo da Vinci dell'Est, un soprannome che per molti versi è improprio. Potrebbe essere più accurato descrivere Leonardo come l'Al-Jazari dell'Occidente.